皆さんこんにちは。私はアンデラです。よろしくお願いします。今日はまだポケメモのビデオを作れています。Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Dopo questa intro in giapponese alquanto meno discutibile, bentornati sul mio canale o per quelli che sono arrivati questi giorni, benvenuti. Io sono Andrea e oggi siamo qui con un nuovo video let's play della mia serie su Pokémon, su Pokémon MMO Soul Silver. Quindi direi di non perdere tempo. Aspetta. Avevo disattivato l'audio per vedere se riesco a mettere bilanciato di modo che non mi si metta troppo sopra il microfono l'audio del game, perché non sono esattamente il migliore a bilanciare l'audio di gioco, e anche perché volevo fare la musica di intro alla JoJo per fare figo, anche se non fa figo per un cavolo, ma non fa niente, c'avevo voglia di metterla e l'ho messa. Vabbè, fammi vedere. Sì, no, aspetta, forse si può pure alzare un pochetto. Aspetta un attimo. Molto bene. Molto, molto bene, ok. Allora, ragazzi, oggi dobbiamo fare la città di Amarantopoli. Anzi, adesso che usciamo dal centro Pokémon, ne approfitto perché, come potete vedere, ho preparato un po' la squadra, ragazzi. E come potete vedere, ho anche fatto evolvere Livi, signori. Livi che si prende a Fiordoropoli, preso off camera, fatto evolvere off camera. Non ve l'ho fatto vedere praticamente per nulla in questi giorni. Cioè, no, sì, ve l'ho fatto vedere quando ero ancora Ivi, l'ultimo video, ma di fatto non vi ho fatto vedere né come si ottiene né tutti i passaggi che ho fatto per farlo evolvere, perché bisognava aumentare l'amicizia, poi bisognava livellarlo di note, insomma, non ve lo siete goduti troppo adesso, però lo potrete ammirare in tutta la sua figaggine per quanto mi riguarda. Umbreon, mia evoluzione preferita, forse solo al pari con Glaceon lo metto poco sotto. Mi stavo dimenticando di bere dopo aver fatto merenda, bisogna bere. Allora, e sì, a volte mi capita di bere per merenda bevendo acqua naturale anziché succo di frutta e puro poppa. Volete giudicarmi? Me ne frego. Signori, cioè, non so se voi vi state rendendo conto, ho voluto farvi sentire almeno i primi secondi, perché vedete, non è che posso stare tutto il video a farvi sentire la vostra, ma voi sapete questo gioco, Pokémon Soul Silver e la sua controparte dorata, quanto veniva venduto nel 2010 in Italia? Che io ricordi massimo 50 euro, potrebbero essere meno, però, quella che era la cifra con cui venivano venduti al tempo della commercializzazione. 50 euro, signori! E se noi già solo consideriamo la host dell'Overworld di Amarantopoli, la host di questa torre che sentiremo adesso qui dentro e dell'altra torre che dovremmo visitare più avanti, questi giochi Madonna santa. Vabbè, lo so, forse sono un po' nostalgico a fare questi discorsi, da vedete come erano fatti i giochi di Pokémon una volta. Comunque, prima parlavo della squadra, ho praticamente fatto evolvere praticamente tutti i Pokémon del mio team attualmente, escluso qui Lava che deve salire fino al 36, quindi posso scordarmi di farlo diventare Deflution prima di aver buttato giù questa palestra, ma non fa niente. Mamma mia, la host della torre è bruciata, signori. Tanta roba. Allora, adesso io penso che qua dovrò fare un bordello di tagli, perché non ho intenzione di usare il repellente per attraversare questa torre. E come si può dire, e qua dentro i Pokémon spawnano, per cui a parte che potrei pure provare a prendere Gastly, se non sbaglio si trova qua dentro. Ciao! Lui sugli originali non c'era, è stato introdotto su Pokémon Cristallo e poi è stata una delle famose aggiunte che, porco Dio, mi sono dimenticato in tutto questo di abbassare la chat, è stata una delle aggiunte più di Cristallo per quanto riguarda i remake di quarta generazione. Bello è che
Lui adesso ne sta parlando, ma effettivamente nell'originale, per poter vedere in terra con su, con tu dovevi scendere fisicamente fino al secondo piano della torre bruciata, mentre qui, al contrario, avendo a disposizione l'hardware del Nintendo DS e non quello del Game Boy classico, tu puoi vedere in terra con su già dal piano terra. Cioè, signori, veramente. Allora, adesso dobbiamo scendere. Ah, vero, c'è sta lui! Mi ero scordato che c'è stava lui. Salve! Girato di tornatore più forte! Sta un posto da tirapiedi nel Team Rocket. Andiamo a distruggere Silver, signori. Il mio Pokémon di livello più basso in questo momento dovrebbe essere Nuttall con Quilava e Sudowoodo, forse che stanno tutti al 31. Vediamo un po'. 25! Buono pugno. È veloce però. Veloce è veloce. Beccate questa. A casa! Che mangia mette direi che switch su Quilava. Volevi? Prova da fuoco. L'ho scottato male, Godo come i ricci. Tu mi hai stunnato, ma io ti fotto. Pezzo di merda. A casa, esso due. Adesso mi manda sicuro Crocono. Mamma, era telefonato che mi mandava lui. Allora, rimandiamo Ampharos. Dai, 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 che questa si vince a spasso. Vediamo se non mi confonde. Vediamo se non mi confonde. Vediamo, adesso scommetto quello che mi pare che riuscirà ad attaccarmi per primo. Vediamo se riesco a evitare un'altra volta di essere confuso da idropulsa. Io mi preparo all'eventualità perché qua spiga che c'ho. Sì, che me lo confondo. Però attacco lo stesso e ti faccio il culetto. Via dalle balle. Ottimo. Golbat. Porco cazzo. E attacco lo stesso e ti faccio a pezzi, via, a casa. Quanto godo quando vinco in modo netto su questo gioco con i personaggi grossi, ragazzi. Voi non ve lo immaginate, non ve lo immaginate. Luce, brucia, pezzente. Potremmo catturare un Pokémon leggendario. Rosica. Allora, io direi che adesso metto primo Umbreon. Porco cane. Guardate ragazzi, guardate che figata i cani leggendari. Cani leggendari che perlomeno per quanto riguarda sui gonzi possono prendere fisicamente. Io l'unico leggendario che sapevo che si poteva tenere, prendere e tenere fisicamente su questo game era Shaymin. E bisognava partecipare a un evento a cui io non ho neanche preso parte, nonostante già giocassi a Pokémon. Pensate come cacchio sto ridotto io. Ma sti cavoli, mi sta piacendo Pokémon, quindi sti cavoli di Shaymin. Cioè sì, devo essere un po' inguaiato di cervello per fare certe cose, ma va bene. Mamma mia, che bello. Ah, oh, non hanno messo le animazioni. Peccato, sì, è una stupidaggine. Nell'originale ti faceva vedere le bestie che si muovevano per questo piano della torre bruciata e poi scappavano. Cioè, sia negli originali originali che Sword Gold e Soul Silver, originali per DS. Qua hanno fatto una cosa analoga a quella che succede, per esempio, su Smeraldo quando c'è l'arrivo di Rayquaza a Cenerite che non ti fa vedere tutta la parte di animazione. È una stupidaggine, però peccato. Potevano metterci, ma vabbè. Questo anche tu, eh? Sì, ho visto. Correre come un fulmine, sì, talmente un fulmine che neanche l'ho visto andare via. Ok. Molto molto bene. Allora, adesso noi tecnicamente non mi ricordo in che occasione possiamo arrivare a porco cane come dire a sfidare Suicune. Non me lo ricordo esattamente in che modo. Però
Poi si potrà sfidare e catturare il Pokémon leggendario di tipo acqua della regione di Johto. Io ragazzi, la prima volta che catturai fisicamente Suicune in un gioco Pokémon ero su Rosso Fuoco, poi ve lo dovrei raccontare un po' come la mia storia con i cani leggendari di Johto, ragazzi, perché che voi ci credete o no. Io su, mi sembra bianco e nero, uno dei due avevo i tre cani leggendari che si potevano prendere su Rosso Fuoco e Verde Foglia. Tutti e tre, te ce l'avevo al 100, gli altri due mi sembra all'80. Quindi sembra che magari io sia uno che ha adorato e anche ha portato fino a un certo livello i tre cani leggendari in passato. Ma sugli originali, ragazzi, per me catturare Terrego e Suicune, anche qualche anno dopo che avevo cominciato a giocare Oro e Argento, era un'impresa ardua, ma veramente ardua. Comunque, adesso dobbiamo fare la palestra. Mamma mia, quanto è bella la host. Tu avevi sentito poi la host della Torre Bruciata, signore? Ma di cosa stiamo parlando? Questa palestra io contavo di farla tutta con Umbreon, perché ha occhiali neri che potenziano le mosse di tipo buio. E in teoria i tipi spettro dovrebbero essere abbastanza sfidabili qui dentro. Guardati, guardate. Allora, abbastanza. È meglio che nell'originale. Nell'originale era proprio improponibile muoversi in questa palestra. Però sicuramente non è molto intuitivo. E se caschi di sotto, ti tocca ricominciare da capo. Vabbè, buttiamo giù un po' di gente. Boh. Qua penso, ragazzi, vi velocizzerò. Comunque, sì, vi velocizzerò un po' le lotte. Perché comunque, penso sarà una formalità buttare giù gli alleni di questa palestra. Mamma mia, ragazzi, l'abbiamo battuta a spasso e adesso non riesco più a vedere un fico secco. Che bello. Dai, eh. Ah, ok. È un bug che riguarda il client di gioco. Dopo che sfidi un allenatore, tira buia lo schermo e quindi 9 su 10 ti tocca ricominciare da capo. Che figata. Allora, adesso ci sta questa qua che sarà un'altra roba a spasso, cioè di quelle proprio. Sai che c'è? Magari possiamo provare a mettere Noctowl così, oltre a liberare pure lui, magari. Sì, in teoria poi su Pokémon MMO quando arrivi al level cap, perché adesso che ancora devo battere Angelo, in teoria ci posso avere Pokémon fino al 32, quindi Umbreon dovrebbe smettere di livellare nel momento in cui la barra dell'esperienza del livello 32 si riempie. Però io pensavo. Ho deviato un rotto, porco Giuda. Pensavo di comunque provare a allenare un po' Noctowl, perché col fatto che lui è tipo normale e c'ha mosse psico, fammi vedere. No, perché ha filato Yoko Demo Dai, aspetta un attimo. Damogli invece una bella cucchiaio d'orto, ce l'abbiamo? Sì che ce l'abbiamo, aspetta un attimo. Vieni da papà, ora si ragiona. E col fatto che buona parte dei Pokémon Spettro, soprattutto in particolare mi hanno a dire la famiglia di Gastly, evolutiva, è di tipo veleno. Anche Noctowl potrebbe dire la sua nel momento in cui ha delle mosse psico abbastanza, perché mi sembra ci abbia cozzato Zeno, confusione, non mi dico, extra senso, sì, c'è extra senso che va bene, no. Vediamo un po'. Mamma mia, ragazzi, ce li stiamo mangiando. Aspettate. Allora, adesso direi che manca soltanto. Mi sa che questa qua è l'ultima prima del capopalestra. Fammi vedere un po'. Umbreon sta sempre al 31, così come Noctowl sta sempre al 31. Ok, dai. Dovremmo riuscire a non portarli troppo sulla soglia del 32 prima di sfidare il capopalestra. Vediamo un po'. Lui è più ostico, per esempio, perché non è di tipo veleno. Quindi io direi di provare un bel Edrelama e vedere che succede. No, mannaggia. Ci ha vento gelato, porco giù, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo mai. Allora, ragazzi. In teoria adesso credo se non tutti, la quasi totalità degli allenatori della palestra non
Capipalestra dovrei averli buttati giù. Quindi io direi che vado un attimo a curarmi i Pokémon. Sì, anche se non mi hanno fatto quasi niente di danno, per carità, quando c'è Pokémon overlivellati così come ce li ho io, può capitare di battere gli allenatori di una palestra relativamente a spasso. Però comunque Angelo non sarà così simpatico. Quindi taglio un attimo il video e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, io adesso non mi ricordo da che parte bisogna andare qua, perché qua è tutto buio. Che pizza, ce ne sta un altro, non ce voglio credere. Vabbè, fammi mettere un brano, visto che è nato sta stentatura. Io non mi ricordo da che parte bisogna andare. Eccolo, 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 eccolo. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ragazzi. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Allora, mi sono andato di nuovo a curare perché nonostante il mio Umbreon e anche il mio Noctowl dovrebbero essere overlivellati a manetta per Angelo, io ho molta paura di un Pokémon in particolare che lui schiera nel suo team, che sono andato a vedere sulla wiki, quella che vi consigliai tempo fa per vedere i team dei Capipalestra e dei Super 4 e degli allenatori più forti in generale su Pokémon MMO e che mosse hanno i Pokémon dei loro team. Il Gengar di Angelo, a quanto ho visto, dovrebbe essere provvisto sia di ipnosi che di mangiasogni, una combinazione di mosse particolarmente perversa che molti amanti del competitivo si ricorderanno sicuramente. Io ho voluto far evolvere il mio Eevee in Umbreon perché, oltre al fatto che ce l'avevo anche nell'originale, io avevo Umbreon effettivamente. Poi, soprattutto, Umbreon dovrebbe essere abbastanza buono per counterare lui, perché oltre al fatto che Gengar è in parte di spettro, e quindi fondamentalmente già una tipologia di mosse è quella che Umbreon subisce bene, Umbreon ha già una difesa alta di base, poi le mosse spettro ancora meno. Anche qualora provassi a farmi la bastardata ipnosi mangiasogni, comunque mangiasogni non ha effetto su Umbreon, quindi di fatto lui, anche fosse più veloce, non potrà evitare in eterno che io lo attacchi e lo distrugga. Per cui motivo anche questo per cui probabilmente inizierò questa gara direttamente con Umbreon, perché a parte il fatto che si potrei fare pure con Noctowl, ma vabbè, mo vediamo come si mettono. La peggio se mi ammazza uno dei due e poi vedo che brutta posso usare Revitalizzante. Ok, inizia con Misdreavus in realtà, che credo sia l'unico Pokémon di quelli che schiera che non è di tipo veleno, quindi in teoria, guarda quanto è veloce, porco giù, me la pigniente. Sarà una lottaccia qua, ma molto molto. Via! Casa. Ok. Adesso ti voglio. Lui secondo me è il peggiore. Porca vacca, mi sta abbassando la difesa. Brutta storia. Non lo riesco a ammazzare con un attacco morso. Porca. Usa Cytobomba perché è letteralmente l'unica mossa che posa con me nel momento in cui Ipnosi e Mangiasogni gliel'ho. Cioè, no. Sì, Ipnosi avrebbe potuto usarmela, Honor del vero. È stato un po' pirla pure lui, forse. Ok, Hunter, morso. Mamma mia, ma quanto cacchio è lento! Cioè sì, io mi ricordavo che Umbreon non era esattamente un mostro di velocità, però. Cazzo, però la bacca immonda! Switcho. Volevi. Extra senso. A casa lo sfida! A casa ti ho buttato giù e non mi hai manco ammazzato Umbreon! Pippa! Mamma che godimento. Pure non è certo da meno della tua. Ti ho stracciato, mamma mia! Io mi sono preparato per tutti questi giorni a grindare come un porco proprio perché sapevo che lui era un avversario. Immaginatevi, ragazzi, se venivo qua con Umbreon ancora al 28-29. Questa battaglia sarebbe stata molto più complicata di così.
Ottimo. Che bello, ora mi possono obbedire tutti i Pokémon fino al 37, cacchio, ma di cosa stiamo parlando? Che godimento veramente. Molto bene. E mi ha dato la MT di Palombra che Umbreon già da Eevee potrebbe imparare. Ok ragazzi, io direi che adesso torno al centro Pokémon. Poi una volta che mi sono rimesso in sesto, ci dovrebbe essere un'ultima quest da fare qua prima di lasciare Amarantopoli. Almeno per un po'. Ma quanto cacchio è bella Amarantopoli. È una città bellissima, diciamo le cose come stanno. Pocketto Monster, non sei kai, no. Kyoto. Ah! Quanto subarsi desne? Allora, va bene che l'avevo letto come si chiamava Amarantopoli in giapponese, me ne sono già dimenticato, porco disse. I nomi in giapponese sono troppo complicati da ricordarsi, porco cane. Ok ragazzi, adesso vi faccio sentire un attimo la oste che si sente quando entri qua dentro, perché sì. Mamma mia, che bella la oste del teatro di danza di Amarantopoli, signori, tanta roba. Allora, ah, c'è Star Team Rocket, è vero, sta cosa non c'è stava nell'originale, mi sa. Oh. Salve! Mi ero dimenticato che c'era sta cosa. Nei giochi per Game Boy Color, in realtà, quando entravi qua, tu dovevi sfidare una a una tutte le Kimono Girl che si potevano incontrare a caso in giro per gioco su Heart Gold e Soul Silver. Ognuna aveva una evoluzione diversa. E fondamentalmente ti faccio il culo. Ciao. Non è vero, non ti faccio il culo per un cazzo, ma va bene. E fondamentalmente, una volta che avevi buttato giù tutte, un signore che stava vedendo lo spettacolo ti dava la MN per poter usare Surf. Però effettivamente, ora che ho visto questa cosa, mi sono ricordato che qua invece c'è il Team Rocket che rompe le balle. Tanto, Wakaranaides. Più che Wakaranaides, stavo dicendo Wakaranaides. Tsumaranaides sta! Che partita noiosa. Volevo dire che era una partita noiosa, invece ho detto che non ho capito. In effetti io non capisco un cacchio della vita in generale, ma non fa niente. Ottimo. Allora, adesso in teoria dovremmo prendere. Ecco, viene lui, viene il tizio, viene il tizio. Che bello! Abbiamo Surf, signori! Abbiamo Surf e lo possiamo usare da subito perché ho già l'ocarina per poterlo fare. Che goduria, Madonna, a giocare a Pokémon MMO da mesi. Questa MN in teoria senza la medaglia di Amarantopoli non funziona, ma noi ce l'abbiamo già la medaglia di Amarantopoli, per cui io direi di... Adesso ragazzi, facciamo come ultima cosa di questo video, scendiamo fino a Olivinopoli. Perché io comunque tutti gli allenatori di questo percorso qui tra Amarantopoli e Olivinopoli li ho battuti tutti, quindi possiamo andare tranquillamente fino a giù. Voi ragazzi capite, io in realtà adesso sembra che sono una brutta persona a dire che Silver è il mio personaggio preferito della serie, ma credetemi che per chi non ha giocato questi giochi, lui nel corso di questo solo gioco, perché ripeto che Silver oltre... Ma diventi un po' più fuori, guarda che faccia da culo. Lui in realtà in un solo episodio della serie in cui compare, ossia Oro e Argento e i loro remake e Cristallo che è un DLC, è probabilmente il personaggio con l'evoluzione più marcata, non considerando N che appare sia su bianco e nero che su bianco e nero 2, direi che
Silvera per me è migliore, ma quelli sono pareri personali, ovviamente. E niente, ragazzi, allora fammi vedere un po' se esce sta. Dove sta il traghetto per poter cambiare regione? Forse dovrebbe stare qua dentro. Fammi vedere un po'. Aspetta. Oh, sì, è qui. A dove c'è stava il tizio che nell'originale ti faceva prendere la nave quando è accato. Purtroppo Canto di Heart Gold e Soul Silver non c'è su Pokémon. Sì, lo so, questa cosa mi è rimasta qua. Vabbè ragazzi, io direi che il video si può concludere qua. Abbiamo raggiunto Olivinopoli. Adesso potremmo avere tutti i membri della mia squadra completamente evoluti per il prossimo video, probabilmente dando per scontato che riusciremo a fare evolvere cui lava. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciatemi un mi piace, iscrivetevi. E niente, ci vediamo al prossimo video.